Perché poi la storia è andata avanti e notizie di ieri che sono stati emessi gli avvisi di garanzia per la commissione grandi rischi di cui si parla all'inizio del film e alcuni dei personaggi che avete visto nel film sono tra gli indagati e l'accusa è di quelle pesanti perché l'accusa è di omicidio colposo visto che c'è stato un mancato allarme. Ecco, quindi adesso ci sarà un processo appunto e poi ci sarebbero tante altre cose, questo sistema gelatinoso che è venuto fuori, no? Con le intercettazioni che citiamo anche nel film. Ecco, quello a cui forse teniamo è dire che abbiamo iniziato questo progetto prima che scoppiasse lo scandalo delle intercettazioni, quindi insomma in qualche modo in tempi non sospetti, se vogliamo. Che dal punto di vista teorico quella italiana è assolutamente perfetta, un po' come la nostra Costituzione, no? Infatti il metodo Augustus di cui citiamo nel film, la parte quella dedicata al controllo dell'informazione, teoricamente scrive sulla carta degli strumenti che se applicati sarebbero assolutamente perfetti. Per esempio una delle linee guida era proprio quella di mantenere le popolazioni in prossimità delle case perse, come viene raccontato, e renderli soggetti attivi, no? La cosa incredibile è che qui si è contravvenuti alle stesse linee guida, quindi anche recentemente l'Ocse ha fatto un'ottima valutazione nei confronti del Dipartimento di Protezione Civile italiano, non sull'intervento dell'Aquila, come è stato fatto credere mediaticamente, ma sulle linee guida teoriche. Poi ovviamente non è che quelli dell'Ocse hanno avuto modo di andare a verificare come sono state applicate. E questo ritorna un pochettino, no, sul fatto che si è visto poco in televisione. In realtà possiamo dirlo, si è visto tantissimo, cioè c'è stata un'overdose di. Sì, è stato un evento mediatico in qualche Esatto. modo, eh. Un evento mediatico ed è bene ricordare che fino al 2008 il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile non aveva un ufficio stampa. Perché per quale motivo? Una struttura che gestisce l'emergenza dovrebbe avere un ufficio stampa. Sì, deve avere qualcuno che si occupa di comunicazione per comunicare con la popolazione in loco, per spiegare quali sono gli interventi, che cosa verrà fatto e cosa aspetterà loro e cosa succederà. Ma l'ufficio stampa della Protezione Civile all'Aquila ha prodotto, per fare un esempio, in 6 mesi 30 numeri di una rivista in quadricromia, no? Che veniva distribuita con una tiratura dalle 30.000 alle 50.000 copie. E se si apriva questa rivista era un collage infinito di fotografie che mostravano le case con le bandiere, Barack Obama in visita al centro storico dell'Aquila, eccetera. Quindi non c'era un vero e proprio servizio dato allo sfollato con questa rivista, c'era più che altro l'intento di alimentare questa gigantesca costruzione mediatica. Secondo. Il primo Se si ti chiama. ricordo andate a video. Sì. Il primo si chiama Yes We Camp, si trova gratuitamente disponibile su internet ed è, diciamo, quello che ha gettato. Su YouTube puntate. Esatto. E ha gettato le basi per comando e controllo. Non ci sono solo i due documentari, perché poi, siccome a un certo punto questa storia era diventata davvero importante per me e per il mio socio. Ho anche scritto un libro su questo tema che sicuramente sviluppa un pochettino sia quello che è raccontato in Yes We Camp sia quello che è raccontato in Comando e Controllo che si chiama Protezione Civile SPA. E sinceramente non, per quello che mi riguarda non ho nessuna intenzione di spegnere i riflettori sull'Aquila, infatti continuo a seguire per il momento da lontano perché non posso più ritornare e fare altri 8 mesi a mie spese lì. Però non so se faremo un altro film, ma sicuramente il lavoro di informazione che abbiamo cominciato non finirà qui. Sì, c'è anche un blog che cercheremo di far crescere un po' di più che si chiama Shock Journalism, www.shockjournalism.com, che racchiude un po' tutto il progetto che continuerà, insomma, a informare dal basso.